Salve, mi vorreste scrivere una dedica per Piazza Bellini? In cambio noi vi spieghiamo la Piazza Bellini e voi ci scrivete una dedica e... Ok, certo, va benissimo. Allora, siamo appunto in compagnia dei bambini dell'istituto Teresa Confalonieri. Che appunto hanno messo su una bellissima iniziativa per la promozione turistica e culturale della città di Napoli. Abbiamo qui anche appunto, vediamo qui nel manifesto ottenuto da questo valido partecipante all'iniziativa che ci spiega di cosa si tratta. Quindi io appunto adesso scriverò un pensiero d'amore per la nostra città, per Napoli. Appunto adesso lo faccio proprio qui davanti a voi, davanti alle nostre telecamere, col gentile aiuto dei nostri validissimi collaboratori. Allora adesso tu mi mantieni un attimo il microfono? Sì. Scriverò, vedete su questo pochino, un messaggio. Ok. E questo è il nostro messaggio. Ora, ok, ora tu me lo stacchi. Vediamo, è un vero e proprio jukebox parlante dell'arte, lo imbuchiamo nella nostra appunto buca speciale. E adesso, tu come ti chiami? Andrea. Andrea ci spiega di cosa si tratta, che cos'è questo progetto, Andrea? Allora, diciamo che è un'organizzazione che rientra nel Forum delle Culture e diciamo noi della Teresa Confalonieri partecipiamo e le scuole medie in particolare, in postazioni di 3 alunni ciascuno, le postazioni saranno o vicino a una piazza importante o vicino a un monumento, e se voi inserite appunto la dedica, poi il jukebox parlante vi spiegherà il monumento, la piazza dove si trova, diciamo. Ricordiamo che noi ci troviamo appunto qui a Portalba, all'uscita di Portalba, okay. Di Piazza Bellini, all'uscita di Portalba, sì. Se viene un turista qui, tu cosa gli dici che deve assolutamente vedere? Allora, noi raccontiamo veramente la storia di Piazza Bellini e di Portalba. E qual è la storia, qual è la cosa più curiosa e più divertente di questa piazza? Allora, è molto interessante il fatto che ci sono ancora delle mura greche della Neapolis del IV secolo a.C. che potete appunto vedere in piazza. E poi è, diciamo, chiamata la piazza intellettuale di Napoli proprio per le numerose sedi universitarie, come l'Accademia di Belle Arti, situata però più avanti su via Costantinopoli, l'ex convento di Sant'Antonio alle Monache, che oggi è la sede di Lettere e Filosofia. Benissimo, quindi tutti quei turisti, ma anche i cittadini che passano per qui e vogliono saperne qualcosa di più dai nostri appunto ragazzi che sono preparatissimi, avranno una calda accoglienza e soprattutto appunto potranno inserire qui i loro pensieri d'amore per la nostra città, che ricordiamo va amata, e appunto soprattutto a partire dai bambini che ci danno giusto insegnamento. Grazie bambini e in bocca al lupo per questa bella esperienza. Ok, grazie. Un saluto ai nostri microfoni. Grazie a voi, anzi, per aver inserito la dedica. Grazie a voi e speriamo che potete riprendere altri ragazzi e mandare un'altra postazione lì, guardate, proprio dove è l'ambulanza. Grazie.